Italo sound is very sportive and very active. Like, people are really dancing. It's logical that in clubs people are not wearing heels but sportswear. Like, it's more like it's almost gym or fitness what the people are doing. I think the link is very easy made between those two. I think that Il Lo House was the Italian translation of the European and American house movement. There were some common features like piano chords in it. I'm doing like track right now and you can hear some piano chords in it, and this was a very present element in the early house, early Italian house tracks, and you can feel it. In Italo house, it's always like it feels a bit like sitting on a motorcycle. Sono entrato in contatto con l'Italo house senza nemmeno sapere che si trattasse di Italo house. Per me era house music e basta. Soltanto più avanti, facendo ricerca, andando a studiare i vari artisti, andando a spulciare i crediti di vari dischi, ho scoperto che si trattava di un mondo a parte, un'eccellenza tutta italiana, che aveva un'estetica definita e particolare che faceva proprio per me. L'Italo house parte da un'esigenza dovuta al fatto che le persone ormai facevano fatica a ballare la disco music, quindi si trovano i DJ a produrre musica con un sound più potente, più innovativo, che ha in realtà respinto le persone al club a muoversi e a tornare al ballo. L'Italo house non so se è stata un rifiuto all'Italo disco, dico solamente che al finire degli anni 80 di quella musica lì non se ne poteva più. In the 80s and the 90s, the Italians were way too motivated and enthusiastic with their synthesizers. And they started to do a lot of things. Like, they started to do covers, they started to make own tracks, they started to do like very simple things as well. It's much more finesse, like it feels much more like a dish from Naples. The scene in Naples is pretty active now. There are so many promoters doing parties since the early 80s. There was this Vesuvius wave from the 80s that was more electronic rock. Yeah. And then the house music arrived. And then now I think there are several promoters that are doing different kind of parties, and many people going to dance every week. Like, penso che il ritorno dell'Italo House oggi, a distanza di tanti anni da quando quei dischi sono stati prodotti, sia legato sostanzialmente dal fatto che oggi i frequentatori dei club sentono il bisogno di evadere da una società un po' opprimente, da un senso di instabilità, di insicurezza, e niente di meglio che il suono gioioso, la voglia, la solarità, la voglia di fare festa che è trasmessa proprio dall'Italo House faccia per loro sostanzialmente. I discovered Don Carlos Alone track from a compilation I bought around 2002. It's definitely like a classic inside the Italo house scene. The atmosphere of this track was quite Mediterranean, and it was like that kind of nostalgic thing. The chords are very Chicago-ish, but still it has like the finishing crust of the Italian style onto it. Quando realizzammo Alone, è un po' quello che volevo sin dall'inizio, cioè io sono italiano e quindi Mediterraneo, Alone, cioè cercare di fare capire da dove arrivavo, perché mi sembrava giusto non rinnegare la patria da dove provengo. Penso che non sia un caso che con l'esplosione della house music, con ed in particolare dell'Italo house, si sono iniziati a vedere all'interno dei club t-shirt comode, streetwear e sneakers. C'è un parallelismo tra streetwear e club, laddove negli anni 80 e 90, essendo molto difficile reperire determinate cose e vivendo quotidianamente la strada, e quindi indubbiamente tu dalla strada portavi poi nel club quello che compravi nel negozio di sport, perché quello c'era,
e c'era questo passaggio molto divertente dove studiavi per strada quello che poi nel club mostravi. I think I discovered the Adoro when I was a kid. It was early 90s, I was going to school and I started to recognize people wearing sporty stuff to go around town. Tutti quanti, dai rapper ai cantanti, ai calciatori, agli sportivi, giocatori di basket, volevano indossare The Adora. Guys, I think that Italy, because of its weather, because of the warm approach of people, it just helps people to make everything in a good way, like food, fashion and music as well. Come a dire, hey, cioè noi facciamo la pizza al mandolino, ma ci abbiamo pure il Riedora. Cioè è un nostro brand, è una nostra creazione e questa è una cosa importante.